In declino Forza Italia, ministra Carfagna, avete bisogno di una leadership, diciamo, di nuovo forte, perché Silvio Berlusconi, che so che lei ha sentito anche in questi giorni, vero? Siamo tranquilli? Sì, Silvio Berlusconi, come si sa, ha avuto il Covid a settembre dello scorso anno e fa i conti con la sindrome del long Covid. È una sindrome di cui soffrono tantissime persone che si sono ammalate di Covid, anche persone che hanno qualche anno in meno rispetto a Silvio Berlusconi. Quindi lui fa i conti con questi disturbi, con questi fastidi. Lo sento costantemente. Lo sento, insomma, molto spesso e con lui ci confrontiamo. Motivato ma un po' affaticato. Sempre motivato, sì, abbastanza affaticato, ha bisogno di cure, ha bisogno di riposo, è ritornato a casa e si sta curando a casa. Io credo che il Partito Liberale, la destra liberale a cui si faceva riferimento... Aspetta, non parliamo di cose ipotetiche, parliamo di quello che c'è oggi. Oggi è sempre stata rappresentata da Forza Italia, la destra liberale. Sì, però avete bisogno di una leadership. Il problema è che Forza Italia ha ridotto i suoi consensi un po' perché è cambiato il mondo, perché noi siamo reduci da una serie di crisi che si sono succedute in quest'anno, che hanno un po' estremizzato il confronto politico e trasformato il confronto in uno scontro. E come riuscirete a passare, a risolvere questa impasse? Perché intanto crescono, i due partiti della vostra coalizione, quello della Meloni e quello di Salvini, che sono sovranisti, nazionalisti, eccetera, 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 per non dire, diciamo... E voi non crescete? Non cresciamo perché siamo stati privati della nostra leadership, che come sa è stata messa fuori gioco anche da una perseguizione giudiziaria. Ma io la ringrazio di questo. Oggi faccio il ministro del Sud, è tra l'altro un incarico molto entusiasmante, molto gratificante, ma anche molto complesso, e avverto una grande responsabilità. Non che non si possano fare più cose insieme, noi donne siamo esperte, siamo cosiddette multitasking, però in Poi questo momento... Una bimba di 7 mesi, sì, la piccola Vittoria, quindi fa assolutamente tante per cui cose in questo complicate. Momento sento il dovere di dedicarmi al mio mandato, al mio incarico, al mio paese e al mio sud. Però è chiaro che Forza Italia ha bisogno, io mi sono sempre battuta perché Forza Italia si smarcasse dalla destra sovranista di Meloni e Salvini, il che non vuol dire non ragionare in un'ottica di coalizione. Purtroppo siamo obbligati a ragionare in un'ottica di coalizione da questa legge elettorale. Ha ragione Padellaro quando dice che lei si sente più a suo agio con gli uomini e le donne di Draghi che con quelle della Meloni e di Salvini? Guardi, io mi sento a mio agio in questo governo, guidato da un uomo di grande prestigio, di grande credibilità, un uomo che, posso dire, è l'uomo giusto al momento giusto, perché un momento come questo richiedeva una personalità dotata di grande determinazione, di grande competenza, riconosciuta, stimata e considerata a livello internazionale. Quindi è ovvio che mi sento a mio agio in un governo come questo, mi sento a mio agio anche con i colleghi di governo, veniamo da esperienze diverse, da partiti diversi, però in questo momento prevale in ciascuno di noi il senso di responsabilità che abbiamo nei confronti... Ogni tanto con Salvini abbiamo l'impressione che sia il contrario.